faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se lo dici tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0, Tuning in GTA Online. Allora, come saprete, oggi hanno rilasciato un altro veicolo che troverete nella categoria veicoli Pegasus, e l'Ardent, ragazzi, l'Acelot Ardent. E niente, andiamo a vedere quest'auto che state vedendo, spara anche, ragazzi. E bella macchinina, non c'è male come auto. Io ho qui il centro operativo, ma suppongo si modifichi anche allo Santos Custom, quindi potete andare in entrambi i posti. Io l'ho fatto qui che avevo il centro operativo. E andiamo a vedere che cosa si può mettere a questa auto. Da quanto ho letto, l'unica cosa che si può mettere comunque è questa mitragliatrice, insomma, a meno che non si facciano delle ricerche per altri componenti aggiuntivi, diciamo, però insomma non mi sembra. E nulla, andiamo a vedere come viene modificata quest'auto. Ci sono, diciamo, varie cosine che mi piacciono, anche queste bocchette, prese d'aria, chiamiamole così. Però ci mettiamo il motore fuori, voglio metterci il motore fuori, anche se ci sono un paio di prese d'aria che mi piacciono. E vediamo anche che altro fare. Diciamo che non è una grandissima auto da corsa, anche perché non credo che rientri nella categoria auto da corsa, visto che comunque è un veicolo Pegasus, diciamo così, che si compra da Pegasus, non si compra il leggendario motosport, quindi comunque sia rientra più nella categoria auto da free mod, ragazzi. Diciamo che è un'auto veloce ma armata, che non è male questa combinazione. Non ha grandi particolarità, quindi allora vediamo, mettiamo un neon color crew. Questa settimana ho cambiato il colore, ho messo un viola, ragazzi. Ha anche le livree mimetiche, militari, tutto il resto. Abbiamo tutta una serie di livree. Io adesso questa la faccio un po' stranuccia. Dai, vediamo un pochino, poi stranuccia, voglio farla di colore crew, però magari ci voglio mettere una livrea. Vediamo un attimino che esce fuori. Oddio, adesso vediamo quando è colorata, ragazzi. Ma non è male, non è male, devo dire che non è affatto male. Vediamo. Ok, io direi che potrebbe anche andare. Sto cercando un colore secondario, però credo che andrò a mettere il colore secondario come la livrea, diciamo, no? Questa sorta di bianco. E vediamo. Come ho già detto, ragazzi, diciamo che è un'auto abbastanza carina, però per i costi non so, insomma, dipende dai soldi che avete. Io l'ho comprata perché comunque ho parecchi soldi, quindi l'ho comprata anche per portare un episodio di tuning e per fare vedere a voi com'è quest'auto, ragazzi. Poi spetta a voi la decisione di comprare o meno quest'auto. Non mi dispiace, devo dire che non mi dispiace, non è affatto male. Anche se mi aspettavo qualche modifica in più, qualcosina in più a livello di estetica, magari parafanghi, magari fascioni, invece non ha quasi un cazzo. Detto questo, ragazzi, questa è l'auto. Come ho già detto, la trovate in Leggendari Motorsport, non la trovate in altri concessionari. Vi lascio una
breve clippetta, diciamo, dove vi faccio vedere l'auto in svariate angolazioni. Per questo video è tutto, per questo episodio di Tuning in GTA Online 2.0 è tutto. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.